Amici. Allora ragazzi, ben ritrovati a tutti. Cazzo, è un nome ormai ricorrente, ormai è quasi lo schiavo terra, potremmo dire, tanto infatti, per ritornare in tema. Allora Cass adesso ovviamente sta prendendo molto spazio nella nostra rubrica. Tra l'altro è bello anche che perché... stiamo parlando di Cass nonostante ci fosse Nerchio. Anche perché è uno dei Terran più in forma. Dall'altra parte troviamo la Nerchia di Nerchio in perversale. Quella che è spunta lì nel mezzo. O Nerchio, come andrebbe detto. Nerchio. Noi amici CS noi abbiamo la licenza poetica. No, la licenza di chiamare Nerchio Nerchio, esatto. Questa è la nostra licenza. E vedremo quindi signor Nerchio che... Anche lì comunque è una bella battaglia, Nerchio contro Cass. Insomma, siamo lì, capito? Ti ricorda i bei tempi di Merth. Infatti, abbiamo rimpiazzato Merth con Cass. Una lotta fallica, bene. Torniamo un po' ad osservare questa partita perché effettivamente... Vabbè, i primi due minuti li dobbiamo riempire no, in adesso, qualche modo. Nerchio o Nerchio? Nerchio, o... che... Oh. Scusa, sta producendo tre droni. Quindi commentaci tre droni. Fondamentale, ragazzi. Guardate con che dinamicità vengono prodotti. Il primo drone, il secondo drone esce. Attenzione, Devo attendere di più quel drone di Diablo 3, lo sai? È assurdo. Mentre dall'altra parte, Macabuno nota una caserma. È normale fare una caserma in questo gioco. Uè, io direi che comunque fare una caserma è molto importante per i Terran, soprattutto nei primi minuti, anche perché ti consente poi di avere delle unità per difenderti da eventuali rush. Madonna, tipo... Capitano Ovvio ogni volta che parla è atroce. Sa che se riempiamo questi minuti di gente con delle scemenze. Vabbè, dai, comunque a 13 ha fatto il gas, a 12 ha fatto la caserma. Insomma, è apertura normalissima per il momento. Mary. Vedremo il secondo gas o la seconda caserma, ci saprà poi indicare cosa. Mary, bellissimo. Ricordami quando abbiamo cominciato, perché abbiamo aggregato anche questo qua, per, possibilmente. Perché mi ricordo che c'è stato un momento in cui non volevi più che io facessi parte del gruppo. Sì, però... sei stato riassunto con onore, non ti no, da te. Io ovviamente non conto mai niente in questo gruppo. No, non sono è vero, di picche. Io ho un video. Sono stufo. Cari fan, trovate il video in cui lui ha detto sei stato riammesso nel nostro gruppo, perché c'è, io me lo ricordo, non so quale. Non l'ho mai detto. Trovatelo e linkateglielo. Non l'ho mai detto. Sì. Tanto allora andiamo a vedere, vediamo un attimo la partita. Nerchio fa espansione a 14, pozza 14, gas a 16. E vediamo dall'altra parte, abbiamo visto a 12 la caserma, a 13 la raffineria, a 15 il marine, il centro di comando e poi fabbrica. Vediamo se mette giù fra poco il secondo gas. Potremmo dire che questa è un'apertura alla 111. Che cioè... il nostro Marco Bruno conosce bene. Uh-huh. Che l'ha inventato lui. Cass ha telefonato a Marco Bruno. Smetti di copiare. Ah, guarda, è molto possibile, anche perché il reattore lì può voler dire che da lì usciranno un sacco di marine, oppure che farà lo switch per vedere gli alien, che è una cosa per poi dopo passare al resto, vedremo dopo. Tank marine solitamente, comunque sì, no, iniziare avanti. Direi con gli alien contro gli zerg ormai è un must, perché ovviamente bisogna potare tutti questi bei droni, che tra l'altro non è che ne stia producendo poi... Tu, Marcabruno, nel nostro gruppo, conti quanto i due di picche quando avresti la comanda Basconi, sì. Comunque no, guarda, vediamo che invece... prende anche lui, una mappa come questa è molto ovvio prendersi l'espansione, anche perché è proprio, cioè, te la chiama. E andiamo a vedere comunque... che vuole andare a controllare un attimo la situazione, dice qua c'è un SCV brutto. Che se la vede male chiederà un aumento la prossima volta. SCV mi sa che l'aumento non lo chiede, però ottima scelta. Però la famiglia può avere il doveroso risarcimento. Esatto. Qualche SCV per scacciare via e i marine per distruggerli, egregiamente respinto, proprio non c'era motivo di spaventarsi. Però ha ucciso due SCV e quindi può essere l'altro ha perso. Quanti sei zergling? È una classica 1-1-1. Guarda, ti ha ritardato. Non ha visto questo, anche se ovviamente se lo può immaginare. Esatto. Credo che abbia ritardato il secondo gas. E infatti, ha ritardato il secondo gas per poter fare subito immediatamente il secondo centro di comando. Avendo comunque la mobilità degli Alien che gli permette di poter difendere bene le linee minerarie dell'espansione. E ovviamente quindi è un po' di rush. Poteva fare direttamente interrelax, giusto, Marco? Ma ti dirò che comunque lui la scelta di fare le roaches si è uscito l'uscito l'imparatore, ragazzi. Però esatto, un'ottima scelta, lo saprà dire Neri. Non potrei vedere, è riuscito a portarsi via 4 droni, un buon numero.
E la Viking, immediatamente dopo aver finito di fare lo starport, decide di fare come prima cosa la Viking per andare molto probabilmente ad arrassare gli Overlord, oppure per dare la visuale ai tank, perché vediamo che c'è un modulo tecnologico in costruzione, probabilmente sarà sulla fabbrica. Ah no, invece è... ok. Sì, però se qui vediamo che si aspetta un attimo, aspetta un attimo, qui mi sa che c'è uno... un ottimo switch. Da lì usciranno le Banshee a questo punto. Molto probabilmente sì. Adesso si solleva, probabilmente. Infatti la Rax torna. La Rax torna sul torna sul reattore per i Marine. E da lì usciranno le Banshee. Yeah, ottimo. E intanto qui sono usciti gli ultimi Hellion da reattore, che ovviamente serviranno solamente per garantire un po' di map control. Ricordiamo ragazzi che le Banshee e tutto il resto, soprattutto nei primi minuti di gioco, sono decisivi contro gli Zerg, dato la grande difficoltà da parte della razza insettoide in avere doverosi anti-air. Aspettate un attimo, perché qui lo Zerg non è Nerchio. È Cass, sta facendo la terza espansione. Sta facendo in contemporanea, no, forse anche in anticipo. Nerchio è molto furbo. Semplicemente sa che lo Zerg deve stare a una base sopra, e se lui continua a mantenere il numero delle basi uguali, sa che si manterrà un vantaggio economico, ma anche numerico, decisamente fondamentale. Sì, sì. E poi quella Banshee che con la ras degli Overlord, e poi la Banshee che gli arrasserà le linee minerarie, sarà una cosa impressionante. E questa è una cosa veramente cattiva, ma guardate che Nerchio non si fa di certo aspettare. Ma lì arriva la Banshee. Sa che uno Sky Terra, un Terran che apre con le Viking, è molto rallentata, quindi Sky Terran, e le Blatte sono un'ottima risposta. Sì, ma quella Banshee fa un massacro e quei Marine sono pittati molto bene. Perde un bel po' di lavoratori. Sì, anche ma quanto costano tutte quelle Blatte e quegli Zerg? Secondo me costano di più. È uno Zerg, non gliene frega niente di perdere unità. Lui fa unità soltanto per distruggere gli SCV a casco, così facendo manterrà un vantaggio economico decisamente importante. Mi sa che in questo momento Nerchio è in vantaggio. Sì, credo che, guardate, gli ha ucciso 14 lavoratori, quindi... Possiamo avere la panoramica economica, magari. Sì, andiamo a vedere che... Come infatti le entrate decisamente migliori. Hai mule al momento giù, il giocatore? Due, addirittura. Okay. Due mule e fra poco avrà il terzo. Sì, esatto, perché qua intanto sta finendo. Subitamente... prontamente scenderà Tank, quindi ovviamente è andato un tech lab ovviamente giù nella fabbrica. Il sieging mode è già stato ricercato? No, ancora no. Evidentemente il gas per la Banshee si sente. Guardate, e quindi non ha fare. Come continua a insistere, giusto per cecchinare qualche lavoratore in più, ovviamente, anche per continuare ad ascoltare. Vedere... Si è arrabbiato molto per la perdita di quegli Overlord. Sì, sì, veramente sono cose che uno subisce. Adesso Cass ha tre espansioni, ma una non è ancora. Deve ancora partire. E non ha unità. Perché l'altra... vogliamo vedere le unità che ha. Ha soltanto due Banshee, una Viking e 9 Marine. Un tank, è pochissimo. Nerchio è in più a 46 droni contro 29. Però non ha niente. Ha fatto solo dei droni. Solo dei droni. Bravo, bravo. Mi piace così, guarda, queste Banshee faranno un bel po' infesto, di danni, ragazzi. Cosa vuol dire quell'infestor pit così velocemente? Vuol dire semplicemente infesto, che... Infesto, forse, esatto. Forse. Sì, vuol dire semplicemente infestatori, perché è un ottimo metodo per fermare le Banshee e i relativi Marine che vengono con cui sono accompagnate, proprio l'infesto, perché bloccano e fanno male. Casco va subito a riequilibrare... il numero di droni. Sì, ecco, 5 uccisioni. E non sono 16 poche. Uccisioni. Abbiamo fatto un massacro. Capitano. Capitana. Lo riconosci, guarda lì. Guarda non sono solo droni. Le uccisioni di droni. Mi piace che lui abbia deciso di utilizzare le Viking nella maniera più bella possibile. E non tutti sanno che quando le Viking scendono, gli si apre l'elmetto alla figurina dentro. Però. Bellissimo. Bello. Grazie, Nerina. Hai cambiato la mia vita. Lo so, e ne vado fiero. Una cosa che, tra l'altro, ragazzi, in questa mappa, che sicuramente noteremo ovviamente mentre lui sta distruggendo le rocce, che molto spesso gli Zerg mettono un altro hatchery qui, perché comunque verrà utilizzato in futuro come macro hatchery, e finché queste rocce non sono distrutte, insomma, la distanza tra un eventuale hatchery qui e quello che poi in realtà sarà qui non sarà così ampio il divario, diciamo. Intanto andiamo a vedere nella base del Terran che sta succedendo un'altra Trilax! Guardiamo che le caserme vanno proprio così giù. Ovviamente, ragazzi, la terza espansione sta andando a prendersi una linea mineraria, perché è andata da sola, vedi? Sta andando prendersi da sola. A prendersi e quindi quando si ha tre basi, le Rax proprio vanno messe giù a go-go. Oh, veramente. Proprio per poter... Infatti, guardate che roba! È chiaro, infatti, questo esercito è... Potremmo dire che è un esercito della morte. Sì, perché se quei tank vanno giù,
al momento giusto le Blatte esplodono. Correggimi però, Marco Bruno, questo è un esercito della morte non canonico, dato che presenta le Banshee, solitamente ci sono le Medivac, giusto? Attenzione. Sì, questo è spalato come esercito. Questo è un super esercito della morte. Perché... col Kaioken. Attenzione, arriva il Infastor. Ecco, quello è un problema quello grosso. Quello batte l'esercito della morte. Sì, esatto. Infatti, come però possiamo vedere, ecco, i Marines sono esplosi. E le Blatte finiranno il lavoro perché questo tank... Il problema è che lui adesso gli è dentro con le Banshee. Ok, il tank scenderà, ovviamente. Però ha molte Blatte questo, e sì. L'Infestor ha fatto un lavoro dai diludi. Veramente brivido. Però adesso sarà tutto nelle mani di questi imbalatori che... Però il problema è che ha deciso giustamente di utilizzare la crista funginia sui Marine piuttosto che per bloccare le Banshee. Però le Banshee adesso fanno piazza pulita. Cosa che stanno effettivamente facendo adesso casta veramente riequilibrando il numero di droni SG persi precedentemente. Puoi dare un'occhiata nella sì, infatti guardiamo, siamo 15 a 18. Addirittura l'ha superato, 18 uccisioni da parte e non si lascia indietro. Infatti vediamo che sta ricercando il primo potenziamento per la fanteria e le medivac e altre due fabbriche. Probabilmente vedremo che saranno... Poi io supporrei per i tank, visto che sta andando così di blast sì, intensive. Ha visto il successo anche, della build. E anche per tenere lontano gli infestor. E anche gli infestor. Guardate che intanto fa scendere tutto l'esercito. E poi questo tank non si capisce perché si sta prendendo una pausa. E guardate, le Blatte sono addirittura interrate e ne fa scappare due come... come per dire, dai, dimenticati di queste per favore, perché ovviamente... E infatti se ne dimentica. Non può essere visto così facilmente. E l'intanamento a volte... Ah no, guardate, probabilmente... Ah no, forse ricerca i potenziamenti più che i Thor, credo. Che i Thor non gli servono assolutamente in sì, questo ecco, momento. Sì, ecco, sono sfuggite, ragazzi, ovviamente cecchina... No, non si è sbagliata la cosa. Sì, bisogna cecchinare prima i Mule, perché sono quelli che forniscono più entrate. Tirano su un blocco minerale, ve lo mettono in base, ovviamente va tirato giù. Però amici, adesso mi sa che non ci cascherà di quando nuovo. Che arriva, là. Furbo cazzo, uno scarrozziale. E intanto andiamo a vedere che finalmente scende giù la quarta. E finalmente diceva forse è meglio che ci metta una torretta. Non so mai. Era anche ora. E arrivano gli infestori. Oh, bellissimo. Esplosi tutti in una volta. Quanti sono? Bisogna vedergli la medaglia. 20. Io non voglio flammare o whinare. Però chi mi paragona alla tempesta psionica alla crista funginia gli no, la crista funginia blocca anche. Oh. E fa male. Oh. La cosa bella degli non ti, infestor non ti fa attaccare no, la cosa bella degli è forte, infestor molto. È che quando poi finisce l'energia si possono fondere e creare un arconte, lo sapevi? No, non è vero, io sapevo che si facevano i patriarchi quando... No, quando si fondono due infestor dici guardate come questi tank riusciranno a respingere senza grossi problemi, anche se ovviamente è una barzelletta bellissimo. Vabbè che i Marines sono messi lì apposta, credo. Sì, vabbè, però sono stati creati per prendere la crescita funginia. Voi non sì, capite queste cose. Tanto la Viking che sta andando in giro in caccia di Overlord e ovviamente a scoutare espansioni. E le nostre espansioni ignoranti, ragazzi, ho scoperto che in inglese si dicono Ninja Expansion. Ignorante è più bello. Veramente. Molto più bello ignorante, anche perché sono ignoranti molto spesso. Sì, esatto. E ovviamente questi Marine che guardate qua, no, sono usciti. Cassa per me a livello di harassment sta facendo una partita eccezionale. Sì, ma all'inizio gli ha mandato gli hai mandati quei 6 di Zergling nell'espansione. Adesso glielo fa vedere lui. No, non ci posso credere. No, no, infatti scenderà proprio per 5. Sì, ah, okay, veramente. Che così. 5 di vita è veramente un pugno nell'occhio da tenere in vita. Scocciava anche Anerchio, ma la buttava giù lui. Veramente. Tanto andiamo a vedere che come Switch. No, niente Switch. Tanto qua abbiamo ulteriori espansioni. Questa lì vediamo che lui ovviamente sta andando bene. Non può assolutamente cambiare genere. Però di... io forse se fossi in cash, anche se è più facile di rocafarsi, andrei a cercarmi la quarta espansione. Perché al momento Nerchio si sta prendendo la mappa in maniera pericolosissima. Correggimi se sbaglio nei quiz. Vuoi dire la quinta? Perché infatti, come puoi vedere, se l'è presa, perché la quarta ce l'aveva, è stata brutalmente distrutta. Ma guarda, ti ha letto proprio nel pensiero, perché vedi, la sta costruendo in questo momento. L'alveare, dici? No, l'espansione di Cass. Una nuova espansione, ma era necessaria, lo so anche lui, altrimenti lo Zerg avrebbe completamente preso la partita in mano. Sì, non può lasciare i secondi potenziamenti per la fanteria stanno andando giù, il primo potenziamento dell'attacco per i tank e drop, bellissimo, bellissimo. Ragazzi, la componente drop in queste partite è fondamentale. Anche perché quando avete i tank tengono la posizione. È meglio andare a fare un arras con una medivac che dei Marine piuttosto che spostare un tank che magari lo perdete durante il tragitto. Credo che potremmo vedere dei patriarchi visto l'ascesa, la costruzione contemporanea dell'alveare e della spire da qualche parte. È lì, del pinnacolo. Eccolo là, sì, l'ho visto.
il pinnacolo, ma qui abbiamo un altro drop della morte che sicuramente tra l'altro è fuori dalla visuale. No, per essere della morte era per i tank, Neryl, minimo di discrezione. No, ho detto un arras della morte, okay, non l'esercito. Non lo so. Comunque... questo fa perfetta la scelta di andare a immediatamente. Guardate quanti sono da parte sia dell'uno che dell'altro i lavoratori uccisi con i vari drop, gli arrasti di Blatte. Merchio non può perdere quella base gli shield. No, infatti è molto importante. E infatti è importantissimo. No, infatti ne ha lasciati tre. Ma concentrati! Ah sì, ce la farà perché volendo... Che micraggio che ha fatto! No! Yeah! Sciotta! Un'altra espansione tirata giù. Bellissimo. All'ultimo secondo, comunque. Sì, Nerchia avrà veramente un po', come dire, Nerchia girata. Veramente... Tanto andiamo a vedere che scende giù la torre. Ottima idea, magari un po' tardiva la scelta di andare a creare i ghost per counterare gli infestor. Ricordatevelo, ragazzi, che... Esatto, sia per infestor... Oppure, questo lo voglio dire io, fammelo dire a me. Va bene. Oppure per cecchinare i patriarchi. Ricordiamo che i ghost hanno danno contro leggero, è potenziato, e soprattutto hanno il sniper round, che in italiano si chiama colpo da cecchino, cosa bella che fanno anche i ghost, esatto, e hanno un reg molto lungo, quindi riescono a uccidere, fare molto male. Sì, hanno un reg superiore a quello dei patriarchi, fanno 45 danni ignorando l'armatura, e quindi ragazzi ricordatevi che un ottimo counter come Terran per patriarchi oltre alle viking, però ovviamente richiede una quantità di abilità un po' superiore, soprattutto nell'uso del cassa. Un numero tranquillo di tank, un numero intimo, sì, vediamo piccolo. Quanti ne ha esattamente. Solo 19. Per una gita in famiglia va benissimo. Facciamo 19 tank, vanno bene per io vorrei farvi notare che in questo momento Cass è 2 supply sopra allo Zerg, non si è mai visto. No, infatti no, ma Cass sta giocando da dio. Cass ha fatto una partita di questo sono Imba. Scusate, sono molto forti. Molto però... Se usati bene. Usati bene. Perché fare a click su un'unità che ti ferma tutta un'unità è difficile. Ma sono perfettamente d'accordo. Soprattutto perché devi fare a click. Bellissimo cavare dal sieging i tank per respingere gli Zerglin. Ne ha persi infatti molti di meno di quanti ne avrebbe persi. Esatto, anche se queste blatte sarebbero state vanificate. Cast facendo una partita, sta giocando veramente da dio. Mi è piaciuto tutto, tranne la scelta di andare di aria iniziale, in cui ha fatto più danno che altro. Ti dirò che la scelta di aria iniziale è stata più che altro per non dare vita facile. La scelta delle Banshee è: io devo giocare più difficilmente perché è difficile gestire la base e la RAS, però anche l'altro fa più fatica. No, attenzione, perché mi sa proprio che il signor Nerchio sarà in una pessima posizione, perché non ha l'esercito che gli serve per distruggere questo esercito. Notare l'ottimo preso di posizione di guarda, ne lascia uno indietro e nel frattempo va avanti. Perfetto. Tanto sì, infatti, tra l'altro non si sta facendo. Sta giocando molto da Goody in questo momento. Ci sono quei marine di troppo. Siamo da eliminare. Intanto vediamo che qua abbiamo un Rambai di Zergen che però non credo che sortirà chissà quanti effetti. No, perché è stato scoutato. Esatto. Via. Ciao, scappa. Addio, babbuini. E ovviamente la quarta viene evaporata. E Cash prende su e riparte. Attenzione a quei tank, Neri, che al momento sono abbastanza esposti. Sì, aspetta, perché... non te l'aspettavi, bastardo! Vai a incastrarti là di dietro. Qui però abbiamo una bella... Beh, è riuscito. Sì, ovviamente degli infesto che sono stati... è riuscito a ucciderne qualcuno. Ragazzi, comunque è assurdo. È tiratissimo come partita al momento, ragazzi. 57 lavoratori uccisi da parte dello Zerg e 39 per... L'unico problema grosso che per Nerchio sono tutti quei tank che non riesce a... che non sa come gestire. E occhio che arriva da dietro, ragazzi. Ecco, vanno giù i tank e... Aia. Però questo fa male. Questo fa malissimo. Anzi, questo one shot. Sì, anche perché sono potenziati di armatura, quindi resisteranno un bel po'. Ci sono gli Zerg. Ragazzi, gli Zerg sono 3-3 con... Vediamo che ne aveva 20 di tank, ne ha persi. Ah, sì. No, ragazzi, vorrei dire che gli Zerg sono 3-3 e hanno anche l'incremento delle ghiandole adrenaliniche. Nerchio è economicamente in seria difficoltà, ve lo voglio ricordare, ragazzi, anche perché la rush di Cassius è stato devastante. Le basi le ha, però di operative credo che ne abbia al massimo 2. Sono tutte esaurite le altre. E questa e basta. Anzi, esatto. Una quasi esaurita, l'altra è in prossimità di finirla. Adesso Cassius, se vince questo... Ma dai! Però è riuscita a farcela. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Certo, le medievac sono riuscita a curare, ne aveva abbastanza. I tank ovviamente non hanno preso troppi danni. E a questo punto, ragazzi, credo che la partita possa essere perché adesso è in difficoltà. Se perde questa base qui, lui non può fare nulla. Ecco, esatto, appunto. Game is just wrong, lol win after losing. Detto da uno Zerg! Ma va benissimo così.
Sì, sì, sì. Non dico niente. Dai, lo stesso. Dire, no, aspetta. Se vuoi dirlo dopo, però devi dire qualcosa anche sui mule. Vai. Ma io mi chiedo, come cavolo fai a lamentarti tu che puoi permetterti di mandare un'unità suicide per distruggere degli SCV, cliccare un pulsante, vedere che ti rappaiono magicamente ancora più bellezze di prima, cliccare A verso una zona a caso della mappa, andare a lamentarti delle unità o degli SCV, dei mule di un'altra razza? Abbia meno dignità di dire: io mi vergogno di giocare Zerg, chiedo perdono a tutti voi, persone oneste, legali e corrette, che usate delle unità... E che te non hai mai giocato Zerg in tutta la tua vita. Stai zitto, che usate delle unità serie, coerenti, meno brutte, decisamente più simpatiche. Vi chiedo scusa, scusate se vi ho rovinato il gioco. No, ma guarda che punto. No, adesso deve dire qualcosa, deve dire qualcosa contro i mule, perché sennò non va bene. I Marauder, ma io mi chiedo, come fai a giocare ad un gioco con una unità che ti countera tutto? Ma non c'entra i Marauder. C'entrano sempre i Marauder. Io mi chiedo, come cavolo fai a giocare a StarCraft 2 sapendo che tu da Protoss hai tutte le unità, compresi i Voidrai, che vanno contratti dai Marauder? È una cosa che ti mette veramente un'inquietudine assurda. Ok. Va bene, ok. Bene, comunque, ritornando alla partita e a qualcosa che ci interessa. Le parentesi di Antrol piacciono a tutti, quindi lasciamogli il suo spazio anche in partite dove i Protoss non se ne vedono. Che dire per questa partita? Complimenti ad entrambi i giocatori, soprattutto a Kass, che è riuscito veramente... Kass ha giocato benissimo. A stracciare. Ha fatto una partita, posso dirlo? No. Dai, posso devi dirlo? Dire un'altra parola. No, può dirlo, ti autorizzo. Una partita coi controcassi. Ma dai. Ai, TCS. Io vorrei fare anche un altro applauso a Kass, perché è una cosa che si vede poco da fare quando i Terran diventano più avidi di quanto dovrebbero. Lui ha già il caro, che tra l'altro si è fatto anche un macro centro di comando. Sì, mai vista una cosa del genere. Che Kass aveva già 4 centri di comando, quindi Mjolnir aveva Iosa. Ha detto: non mi serve prendermi anche questo qui come comando orbitale, posso benissimo trasformarlo in fortezza planetaria e non preoccuparmi di più, come infatti è stato ampiamente ripagato quando quegli Infestor si sono sacrificati per la causa. Quindi ragazzi, ricordatevi che non è sempre obbligatorio trasformare un centro di comando in un comando orbitale. Di solito due o tre centri di comando con l'antennina sopra. Il terzo o il quarto, preferibilmente, se avete quelli con l'antennina sopra. Questi qui. Io sono il giocatore Io terra. È un'antenna. Non so più che cosa dire di questo personaggio. Hanno che anche la parabola, hanno Sky. Sì, sì, vabbè. Oh, dovranno... Prego, Marco Bruno, finisci la tua congettura. Scusa se ti ho interrotto. Il terzo o quarto centro di comando, non trasformatelo in comando orbitale, sei contento? Sì, adesso... Ma mettetelo il cannone sopra. Oh mio Dio! I due cannoni sono. Se avessimo della concorrenza non ci guarderebbe più neanche mia nonna. Ci rendiamo conto, ragazzi. Beh, ma ai nostri fan piace questo. Non piace il nostro improvviso. Ai nostri fan piace vedere le regine che esplodono ballando. Bravissimo. Questa è una parte del gioco Zerg che mi piace. Sì, quando muoiono. Non è giusto, siete solo crudeli. E siete dei tassi crudeli, non vale. E invidiosi. Le scimmie celestiali. Delle scimmie celestiali. Detto questo, ragazzi, noi come al solito vi invitiamo a lasciarci commenti, a insultarci. Insultate più Antrol, per favore. Sì, ha dato uno sfogo oggi che avete tutto. Avete materiale per 2 settimane per parlare io, dietro. Io ho Antrol che mi insulta, mi sembra giusto che voi insultiate Antrol. Ma non vedo perché, e scusa. È proprio una questione di karma. E come al solito vi invitiamo a lasciarci commenti su Facebook, su Twitter, iscrivervi su se non vi siete iscritti, mandarci i vostri replay, spargere la nostra verità in giro per il mondo del e virtuale. D'ora in poi non voglio più sentire questi chiamare comandi orbitali, ma quelli con le antennine. No, quelli con le antennine sopra. E se non volete quelli, metteteci un cannone. Shit, Marco Bruno. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao.